Il muro. Marco, quindi diciamo che secondo i numeri l'Italia sembra... Una descrizione agghiacciante, intanto perché chi prende il reddito di cittadinanza vota per il partito che vuole, quindi il voto di scambio è una sciocchezza totale. Allora, chi va a promettere i condoni fiscali non sta facendo voto di scambio nei confronti degli evasori, che oggi abbiamo scoperto essere 23 milioni di contribuenti, 23 milioni di contribuenti, cioè la metà dell'elettorato attivo. Il reddito di cittadinanza era una misura che andava a colmare un problema che è l'opposto di quello che dice Bocchino, cioè il fatto che c'è un sacco di gente che non trova lavoro. E adesso l'hanno levato e credono di risolverlo con questa tessera annonaria dedicata a te, la che ammonta a un euro a famiglia al giorno, che se una famiglia ha tre persone sono 33,3 periodico centesimi al giorno, e parlano di carrello della spesa con un euro al giorno. E cosa ci metti nel carrello? Già la moneta che metti dentro il carrello è un euro di solito, quindi spera che te la restituiscano. Quindi stiamo parlando del nulla, ma poi Landini ovviamente ne sa più di me. L'altro problema è quello degli occupati alla fame. Oggi, domani, sul Fatto Quotidiano anticipiamo il rapporto dello Svimez che racconta